Benvenuti alla preparazione della birella. Iniziamo. Rompi le uova. 3. Per prima cosa, con l'aiuto del nostro chef quando Matteo. Non è questa parola. Vabbè, sì. Quando non è. 3. Con l'aiuto del nostro chef sbattiamo le uova, cerchiamo di metterci le gocce. Per carità, Poi. Poi adesso non. Aspetta, le sbattiamo un pochino, con questa qui. Con la blu si sbatti. Carlo, le vuoi sbattere da me? C'è chi è? Dovete fare tutti qualcosa, Batte Carlo, nonna. Piano piano, Aspetta, pronti? Sì. Vai Guido. Adesso basta. Mettiamo lo zucchero. Ah, in questo 130 grammi di zucchero. Quanto siamo, nonna? No, adesso mettiamo lo zucchero. 125, 130 grammi di zucchero. E mettiamo. Dai, ce l'ha uno scatto. Uno. Adesso mettiamo la farina. Dai, Andrea, fa qualche domanda alla nonna. La farina. Se vuoi le faccio io, Allora, nonna, dica. Quanti eravate in famiglia? Noi eravamo quattro sorelle, il babbo e la mamma. La scuola com'era? Elementari. Eravamo, c'era una volta la maestra, aveva tre classi. La prima, la seconda e la terza. Un'altra maestra aveva due classi, la quarta e la quinta. E poi ci andava avanti. Non è come adesso. Ah. Io non sono di Gubbio, Capirne. Da dove viene? Sto depostato di disco. È stato visto, piace una città che è andata a Spencina, 5 paesi. Piace molto a me. Ti piace? Sì. Intanto continuiamo a cucinare. Sì, adesso prendiamo il caffè. Prendiamo un pochino. Bravo. Prendiamo il lievito. Così. Scusi, un'altra domanda, che cosa si mangiava nei vecchi tempi? E dove andavano a finire gli avanzi? I tempi miei si mangiava la pasta al giorno, un po' di verdure che avevamo l'orto e un po' di verdure. Poi si avanzava, si mangiava la sera, quello che ci avanzava. E altri giorni poi si mangiava, si faceva. Facevamo dei maiali noi in casa e allora si mangiava la sera qualche volta la salsiccia, la sapeta e così. Il pomeriggio come lo passava? Il pomeriggio era a scuola, poi facciamo qualcosa nei campi perché una volta il babbo mio ci portava nei campi e qualche volta nel tempo. Poi andavamo a scuola, studiavamo. Quindi la vita di ieri è tipo un po' fino alla vita di oggi? Insomma, non proprio, è diversa. Molta diversa. Gli avanzi che fine facevano? Gli avanzi mangiavamo. La sera? La sera, dopo c'era, visto che c'era la televisione. Bene, quando erano le 9 si andava a letto. E poi la mattina uno si alzava e si andava a scuola. E poi il pomeriggio le solite cose, si faceva qualcosa nell'orto, nei campi, andiamo col babbo e la mamma. Io sono una gemella, Se nonna, praticamente quanti anni ci corrono da te? Da te alle altre tre sorelle? Io la mia sorella è gemella, ho altre tre sorelle più grandi. Allora, quanti anni ci correvano praticamente? La mezzana ci corre 4 anni. Con la più grande 6 anni. Te sei andata per la gemella? Sì, io sì. Come si chiama? Raffaella. La mezzana? Rina. E la più grande Ada? Sì. Io sono Maria. Adesso abbiamo finito, adesso la mettiamo. Ok. Allora, lasciamo. Che profumino! Nonna! La scelta dei pranzi era vasta oppure di solito c'erano le stesse cose più o meno? Più o meno, non è che c'erano i cambiamenti, la stessa cosa.
stessa cosa. La pappa di casa, forse si faceva la minestra, tutta roba di casa. Adesso ci facciamo? Adesso la mettiamo qui. Ok, va bene. Poi accendiamo un pochino il forno. Portiamo questa? Sì, sì. E la stendiamo sulla sì. Teglia. Rovescia qui. No, no, rovescia, bravo, così. Poi dopo lo impari a stenderla. Sì, adesso pulisce bene il piatto. Sì. Ma chi è che fa? Ancora. Bravo. Bravo. Tutto, Chiedo un po' più un video. Vabbè, se ce la fa, se non mi avvicini te. Sì, sì. Intanto che bisogna prendere. Vieni. Adesso devo far sciogliere un po' di cioccolata. La cioccolata sì. Già messa un pochino, Sì. Quello è l'ultimo momento, comunque, quando per qualche cosa è un'esperienza bellissima, cucinare. 10 minuti di cucinare qua, vero? 10 minuti, non è tanto. È già abbastanza scelta il punto giusto. E adesso lo faccio un pochetto per un po'. È buona, vero? Con un goccino di latte, se ne vuoi. Sì, allora. C'è qua la pronta. Adesso noi la ripassiamo. Adesso la mettiamo dentro. Non c'è dolore, non assaggiare queste fantastiche direi. Anche io. Sto al campo di tempo. Che c'è da ridere? Guardate che le fanno anche un'altra, Io sono andata, no, adesso non bisogna assaggiare le girare che avrei detto anch'io. Ma sì. Pronta nonna, sta pronto. E vado. Quanto tempo deve stare in forno? Adesso vado, comunque 10 minuti. Ok. Poi se okay. Poi quando che apro, quando è appena colorita, la levo. Adesso però, dopo, tocca bagnare la salvietta, perché quando si tira fuori, mette un panno bagnato sì. E poi si gira nella tozzola. Poi ci si bagna un pochino con la zucchero. E poi dopo ci mettiamo il cioccolato. Allora, adesso nel frattempo c'è qualcosa che possiamo fare. Per il momento adesso tu fatto, no? Okay. Solo aspettare. Adesso bagno un pochetto di questa. Sì, va bene. E poi? Se fa. Un po' di lavoro. Yeah! Buono Carlo! Buono Andri! E qui non si nasconde! Vi vorrei fare un indovinello. Come si fa a salire da un piano all'altro usando l'ascensore? Con i pulsanti! Mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Bellissimo, vero? Sì, molto bello. Posto e tutto a posto, finito.